Resina quasi pronta, ok? Allora, si comincia. Piano piano. Si può fare in tanti modi, si può fare anche a colata. Nel senso che quando la resina è liquida, ognuno la fa in un determinato modo. Io qui ho messo un po' di liquido, perché così non si attacca il liquido alle mani. Scusatemi, la resina alle mani, e spingo la resina con le mani nelle ritenzioni. Raga, gentilmente si abbassate la voce, grazie. Adesso mano a mano spingendo la resina comincia a uscire anche dall'altro lato, però noi ci concentriamo sulla parte centrale, che tra l'altro deve essere pure robustita. Conviene metterne sempre un po' in più e eventualmente toglierla durante la rifinitura e non metterne in meno, che sennò dopo dobbiamo rimpassare il tutto e riaggiungere. Con le dita cerchiamo già di modellarlo. Il liquido a questo serve, se ci fate caso riesco a non farmi, diciamo, attaccare la resina alle dita. Adesso andiamo dall'altra parte. Dovete aspettare la giusta consistenza della resina, altrimenti comincia a colare o da un lato o da un altro. Qui per esempio non ci entra, usiamo lo strumento. Sempre bagnato con liquido, facciamo questa operazione qua. Ok, vedete? Vedete la resina comincia a colare, ancora un poco dovevamo aspettare. Questa resina è molto soggetta ovviamente, come il gesso, alla temperatura. Diciamo che adesso la temperatura è bassa, per cui ci mette un po' più di tempo. In estate bisogna velocizzare il tutto, mettere un po' il liquido in frigo per migliorare i tempi. Adesso vado da qua è colato, vedete? Dobbiamo un attimo giocare con questa situazione. È l'unica cosa un po' scocciante. Quindi con la resina, quello che abbiamo tolto, dobbiamo ripristinare con la nuova resina. Dopo, quando andiamo a rifinire, abbiamo il fine resina e ricordatevi già di uniformare, diciamo, la forma precedente con le dita. Ecco qua. Dobbiamo solo aspettare un attimo che la resina faccia presa. Possiamo già metterlo nella pentola, se no andiamo?